Riccardo! Riccardo! Ciao, Carlo! Beh, ma che fai? Lo vedi, quattro carte bollate, la solita roba. Anche la domenica si amministra la giustizia, eh? Esagerano. Pur di far carriera. Ah, senti, quanti anni hai? 24. Beh, oggi ti metti in bella coppia e vieni a spasso con me, eh? No, Carlo. Perché? No, per tante ragioni che non ho voglia di dirti. Oh, non le voglio sapere. Vieni, vieni. Sei pronto? No. Insomma, io non ho niente a che fare con te, ma ti osservo da qualche tempo. Mi fai pena. Che dovrei fare? Ma certe cose non ci ho mai pensato. Ho studiato. Ho lavorato. È tutto qua. Bravo. Un bel bilancio. Io mi ammazzerei. Tu, caro avvocato, sei di quelli che sperano di farsi strada col talento. Ne hai? Direi di sì. Ma intanto devi far pratica e farti sfruttare. Poi, onesto, modesto, sconosciuto, tre qualità negative, comincerai a cercarti i clienti. Forse ne troverai. Nel migliore dei casi, a un certo punto, andrai a fare il giudice in una pretura sperduta dove, tranquillamente, col tuo stipendio, morirai di fame. E così sarà finita. Inutile dirti che la tua cravatta sarà nelle medesime condizioni di oggi fino alla morte. Uè. Beh, che ne dici? E adesso che ti ho fatto la predica, vieni di là che ti do una cravatta delle mie. Ah, vieni, si comincia sempre dal caffè, andiamo. Buongiorno. Ciao Pietro, ciao. Buongiorno. Va bene. Ciao Gigi. Ciao. Buongiorno signori. Due caffè. Bene. Ah, l'avvocato Maggese e Gigi Carotenuto. Piacere. Felicissimo. Ecco. Beh, come è andata le corse? Male, Fulmine non è un cavallo, è una lumaca. Ci ha messo tutta la buona volontà per arrivare ultimo. Beh, ti rifarai. E papà? Molla la borsa? No. E allora tu lo ammazzi e gliela porti via. Ecco. Grazie signore. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Riccardo, quante cose devi imparare. A fortuna arriva di corsa, volando su una ruota sola. Per acchiapparla devi almeno essere in condizioni di farti investire. Marchese, domani sarò da voi puntualmente. Andiamo. Sono pronta. A far che? A venire con te. Ma come ti è venuto in mente? Io ti amo, caro. Ma io sono contrario alle grandi passioni. Oh. Ciao. Buongiorno, Marchese. Buongiorno, signorina. Sai che manca a te? Il contorno. Uno studio di lusso, un'anticamera, salotto, libri. Poi devi metterti in eleganza, far conoscenza, legarti con gente che possa aiutarti. E poi ti ci vuole un amante. E che c'entra l'amante con la carriera? Ma non capisci proprio niente tu. Ad ogni modo, lo studio è la prima cosa. Io con te faccio la parte del diavolo, ma lo faccio a fin di bene. Ah, lo so. Il guaio è che io ho paura. Ho cercato sempre di non guardare troppo in alto. Insomma, questo studio te lo devi mettere su. Tientelo bene in mente. È il primo passo, altrimenti tutto sparisce. Bisogna che ti lasci, devo parlare con quella signora. Carlo. Non so neppure se tornerò.
Tieni, fammi il favore di pagare tu. Vuoi fumare? Addio, buon divertimento, eh? Vattenno, amore mio, vattenno tu, e via su lagne, chi sa ta cagna ma quasi figliuola, chi sa ta cagna, e gioca tu cinnato cantatore, vai canto si stai triste e buon umore. Canto per te, canto per te, e non ti amman nessuno. Una chitarra a luna. Potrei mettere su uno studio. Assumere io stesso un aspetto più elegante, capite? Ma se sembri un principe. A voi, papà, perché mi volete bene. Ma per un cliente importante io non sono che un contadino venuto dal paese. Senza un po' di denaro per cominciare bene si fa una carriera lunga, poco proficua. E non so neanche se valga la pena di fare tanti sacrifici. Vieni qua, figlio mio. Io capisco quello che mi dici e capisco che hai ragione. Sono un po' preoccupato, ma sono contento. È così che ti voglio, deciso e sicuro. Papà vuole che tu faccia una grande carriera. E ti aiuterà sempre. Ah, vi ho sorpresi! Invece di parlare di affari vi fate le tenerezze. Basta, ora lo voglio godere un poco anch'io, il figlio mio. Mamma! Ci sono i tuoi amici che ti aspettano, vieni. Eccolo! Salvatore, come stai? Sempre allegro. Sempre. Bravo. Tanto allegro. Questo signor avvocato si può baciare? Ehi, Marie, hai voluto provare le emozioni della città? E tu che ne dici? Mi fido. Riccardo, com'è Napoli? Bella, bellissima. E le ragazze come sono? Come vuoi che siano, come tutte le ragazze di questo mondo. No, quelle di città sono più belle. Già, avranno tre occhi in fronte. Ah, hai sentito? E come debbono essere, false e dipinte. Le donne di campagna sì che sono donne vere. La campagnola è come ha fatta mamma, la rosa mia si allevere schiuppata, soltanto sola vista e la vasata. Uccella attorno, sembra cantare. Campagnò, cimmelo bene, non ci serve pulietta esplosa, troppo leva d'antidosa. E più dolce sta con te, e più dolce sta con te. Hai capito tu con le tue ragazze di città? E che te ne rimane quando gli hai lavato la faccia? Voglio papà la tua a me.
spagnolo o americano, ma sul fine non fanno apposta. Chi se musica vuoi fare, chi se vuole la cosa nostra, chi se l'oro vuole la voglia, tarantella, tarantella. Insomma, non ti faccio uscire neanche se crepi. Non vi ho chiesto di uscire, papà. E allora che fai alla finestra? Che vuoi? Niente. Ascoltavo. Ah, anche la musica in onore dell'avvocato dei miei stivali. Bella roba. Beh, senti. Io non faccio niente di male. In collegio, dalle monache, ero più libera quasi. E poi Riccardo mi vuole bene e io gli voglio bene. Se lo chiami un'altra volta Riccardo ti piglio a schiaffi. Maledetta musica, non serve che a far girare la testa. La figlia di Massaro Ambrogio non sposerà mai il figlio di uno zappatore. Hai capito? Levatelo dalla testa. C'è permesso. Che aspetta? Entra. E pulisciti le scarpe quando entri in questa stanza. Oh. Antonio. Ah. Ho deciso di non venire da Massaro Tommaso. Hai capito? Ci vai tu. Io? Ci devo andare io? Sì, tu, tu. Ma il calesse è già pronto. Va bene. Ci monti sopra e parti. Vada Massaro Tommaso a trattare quella partita di vino. Ma ti raccomando, ricordi come siamo rimasti d'accordo? No. Dove abita Massaro Tommaso, almeno te lo ricordi. Veramente, non me lo ricordo. E scrivitelo, avanti. Eh? Eh già, non sai scrivere, maledetto. Ma che uomo di fiducia sei? Un cretino, uno sfaticato. Ecco quello che sei. Ma neanche voi sapete scrivere. Ma io ho la testa sulle spalle, hai capito? Va bene, allora ci verrò io. Io, sì, sì, vai via, vai via, vai via. Nunziata, Nunziata. Bisogna che ci vada io. Ma se tu ne approfitti per uscire, io ti ammazzo. Questa non deve fare un passo fuori di casa, hai capito? Guai. Ti romperò le ossa se saprò che è uscita. Non deve vedere quel bell'imbusto, nemmeno salutarlo. Non piangere. Non bisogna piangere. Su, non aver paura. Tutto andrà bene. C'è questa povera Nunziata che t'ha fatto da mamma. Questa povera Nunziata brontolona. Ci penserà lei. Su. Ora che sto con te mi sembra tutto più bello. Te la ricordavi la tua campagna, Riccardo? Me lo dici come se fossi rimasto lontano per chissà quanti anni. Per chi vive di speranze, il tempo sembra tanto lungo. Ho sempre pensato a te e mi sembrava che non t'avrei più rivisto. Temevo che mi avessi dimenticata. Dimenticata, Anna Maria? No. Ci pensavi a me in città, Riccardo? C'è un amore che non si dimentica, mai. Come sono felice. Madrona Pomma, dispiace, non lo posso vendere uno mai altro. Perché Massaro Ambrogio, sapete che mai o tutte e tre o nessuno. Sì, sì, sì.
che si possa fare, scusate. No, no, non importa, tanto ora non l'avrei comprato più. Avete sentito come parla quell'altro? È a tutti e tre o nessuno, come ai tempi del feudalesimo. Questa gioventù, quante parole, quante chiacchiere, che cos'è questo feudalismo? Io non lo so. È che tra poco, quando passa Massaro Ambrogio, vi metterete tutti in ginocchio, come quando passa il Santissimo. Ah, sì. Sì, sì. Ma un padre non potrà pensare al proprio figlio senza chiedere il permesso di questi signori. Dite bene, ma chiacchierano. Un compratore ci sarebbe, Massaro Ambrogio, ma al prezzo che sapete. La mia terra dove ho zappato da giovanotto, sole e pioggia, senza pensare che un giorno sarebbe stata mia. E poi, un po' alla volta. Ma che sacrifici, notaio. No questo, no quello. È tutto perché mio figlio doveva salire più su. Perché da un poveretto come me doveva cominciare una famiglia. I Maggese. Riccardo Maggese. Avvocato. Vendete pure, notaio, a qualunque prezzo. Ui, Riccardo. Ciao. Ma che pensi, Riccardo? Ah, niente. Guardo. Ti annoierai, ho paura. No, sono così felice. Ma lo so, perché. Adesso ho da fare e poi vengo fuori con te. Ah. Domattina puoi partire. Papà, come avete fatto? Ho venduto la terra. Io ti aspetterò sempre. Te lo giuro, di fronte alla Madonnina che ci vede. Il giorno che tu mi chiamerai, ti seguirò a costo di tutto. Non potrò mai essere di nessun altro uomo. E se dovessi rinunciare a te, rinuncerei piuttosto alla vita. Anch'io. Ti giuro, davanti alla Madonnina che... Perché piangete così, mamma? Non ho neanche più il coraggio di lasciarvi. Riccardo! Perdi il treno! Sbrigati! Eccomi! Addio, mamma. Scrivimi, Riccardo. Non ti dimenticare della tua mamma. Riccardo! Fatelo per quelli che vi vogliono bene. E chi sono? Oh, ecco il padrone, via di qua, presto, oh. via, presto, via. O sei qui? Chi era? Beh... Ti ostini ad occuparti di quella gentarella, a che serve? Per piccoli affari vicino ai grossi. Pasquale ha una clientela sua personale. Io ti ho detto di non far entrare gente qui dentro, mai. Il quadro della scuola di Raffaello, quello del Marchese Ronchetti,
dallo pur via. Il signor Marchese non è riuscito a restituirmi un soldo e quindi amen. Come ti vanno gli affari? Parla pure che ti sento. Male. Dunque, male, eh? L'ultimo affare che mi hai procurato, quello del contino, si è concluso come si sperava. Protesto, sequestro. Ecco il saldo della tua percentuale. Grazie. Hai altro in vista? Ci sarebbe una mia amica venuta dall'Argentina. Ricca? Bella. C'è un solo caso in cui il bello dice tutto. Vedi? Questo è un bell'anello. Bello in questo caso vuol dire... bello. Di chi è? Dunque? È ricca, vedova, con aziende lasciate dal marito laggiù. Roba grossa. Uh-huh. Ma il denaro glielo manda il suo amministratore, a rate. È venuta a Napoli, si è innamorata. È innamorata? Adesso no, è delusa. Lui se l'è squagliata. Passiona, avevo capito. Ha bisogno di soldi, non per aspettare la prossima rata, perché ha speso in anticipo anche quella e molte altre, ma perché maturino certi interessi. Affare sicuro? Ho preso informazioni. Scusami una curiosità. Perché non te la lavori più a fondo tu? No. Le donne passionali mi disturbano. E poi non ho tempo io per i grandi amori. Bravo. Quando si può vederla? Anche subito. Devo andare a prenderla per portarla alle corse. Bene. Prego. Posso chiedervi che somma vi occorre? Almeno 1 milione. Bene. Devo farvi presente una cosa. Non è che una piccola formalità, si intende, ma gli affari sono affari. Occorrerebbe una garanzia. Una qualunque garanzia. Carlo è un buon amico. Io credo che non gli dispiacerà. Carlo è un ottimo ragazzo e diventerà un pezzo grosso nelle finanze. Ma per ora la sua garanzia conta poco. Io agisco per conto di un capitalista e devo metterlo al sicuro. Ma come si fa? Potreste affidarmi in custodia uno dei vostri anelli. Questo, per esempio. Proprio questo? Bello. Veramente bello. Oddio, il mio rimane indietro. Vince il mio, vedrai. Oh, è emozionante. Vedrete che questa volta vinceremo. Ah, io non mi ricordo neppure su quale cavallo ho puntato. Neanch'io me lo ricordo. Ah, avete una bella storia tutte e due. Non me lo domandi perché non me lo ricordo, tesoro. Perché? Te lo dirò dopo. Oh, dammi il binocolo, lo voglio vedere. Non lasciamelo. Oh, che bellezza, vinciamo. Non mi ricordavo su che cavallo avevo puntato, perché vicino a te morivo dalla rabbia. Mi sai dire come hai fatto a scoprire che venivo alle corse? Il fiuto dell'amore. Accidenti, come i cani, eh? E così ho visto la tua amante. Ma sei matta? E mi è simpatica. Ah. Il signore desidera 4 birre.
Avete fatto una conversazione brillante, a quanto pare, eh? Già, anche il vostro amico è taciturno. Sono sempre stato di poche parole. Riccardo è il mio migliore amico, ma non mi somiglia. È un uomo serio, tenace. Ama lavorare più che divertirsi. Io gli sono grata del suo silenzio. Perché? Preferite star sola? Non bisogna parlare di queste cose, sono sciocchezze. Non voglio. Non voglio parlarne. Ho capito adesso. Cosa? Ma come hai fatto a sapere prima che si sarebbero piaciuti? Oh, mi pare anzi che non si piacciono affatto. In amore non capisci niente. Come? Ah, questa musica, questo cielo e tutte queste cose intorno piene di impeto, di allegria. Napoli è un incanto. Sì, Napoli è un incanto. Ci si dimentica di aver sofferto. Ci si dimentica di avere amato. Avete amato, Marisa? Sì, io non so vivere senza amare. E ho tanta paura di star sola. Preferisco correre incontro a tutti i pericoli che la vita offre per una creatura appassionata che non sa rinunciare, che non sa adattarsi a guardare lo scorrere delle cose da lontano, ma desidera averle per sé, con una forza, con un impeto che ti fanno dolere il cuore, ma che ti danno l'ebbrezza di vivere. Ho bisogno di amare. E in questo paese l'amore è nell'aria. Gennari, attacca! Andiamo, vai facile, andiamo! Permettete un momento. Come sono contenta di rivedervi. Vi eravate nascosti? No, non ci siamo nascosti. Riccardo mi ha mostrato Napoli. Non la conoscevo. Oh, eccovi qua finalmente. E scusate quest'ocra. Avevo detto di lasciarli soli. Vi piace di venire. E poi vi voglio. Ecco. Ah sì, ma a forza di volermi bene mi spingerà al suicidio. Oh, perché? Cara, perché soltanto così riuscirò a liberarmi di te. Sentite che mi dice. Vi vuol bene anche lui. Ne sono sicura. Oh, io chiedo scusa. Sono attesa in albergo. Cose frivole, la sarta. Vi accompagno. No, rimanete con Carlo. Altrimenti dirà che vi tolgo dalla sua amicizia e sarà geloso. Telefonatemi più tardi. No, no, accompagniamolo alla macchina. E tu non muoverti, capito? Arrivederci. Arrivederci. Allora, una buona prova dalla sarta, eh? Sapete come vi chiamano a Napoli? Mi chiamano la dama dalla macchina rossa. Arrivederci. Arrivederci. Dove vai adesso? Non so. Facciamo due passi? Senti, io vorrei sapere... Che cosa? Hai un'aria beata. Congratulazioni. Oh, opera mia anche questa, non negarlo. Però... sei stato abile anche tu, non ti facevo da tanto. Abile in che senso? Ma nel conquistare la posizione. Non è come tu credi. Come? Se le sono simpatico, se le piaccio, non è merito mio. Sarà perché, non so. Perché sei bello, dillo. Non ti vergognare. Mi sembri un'educanda. Insomma, non sono abituato a trattare una donna così. Ah, ma allora tu avrai fatto del sentimento. Povera Marisa. Le sarà sembrato strano. Le donne sono tutte uguali, Riccardo. Bisogna essere coraggiosi, avere meno riguardi, più decisione. Mi è venuta un'idea. Senti, io so che a Marisa piace molto un gioiello, un anello che abbiamo veduto insieme.
Dovresti regalarglielo. E come si fa? Ci penso io. Dammi il denaro, l'anello di un privato, andiamo. Si sta meglio qui. Di là quei libri mi intimidiscono. Come siete bella. Eravate vestita così la prima volta. Non andiamo, Riccardo? Non dimenticate che sono venuta a prendervi per il teatro. Rimanete ancora un poco. Ve ne prego. Che strano, manca qualcosa di veramente vostro qui dentro. Non so. Riccardo, che c'è? Non dite niente? Devo dirvi una cosa importante e non ne ho il coraggio. Ditela. Ho vissuto abbastanza per sapere che non si deve tacere quello che si ha in cuore. Ed è male. È male. Temo di aver fatto una cosa che non dovevo fare. Niente meno. E allora? Voi siete bella, ricca, felice. Avrei voluto... No, non dimostrarvi... Voi lo sapete troppo bene. Ma... è per voi. Marisa. Come avete saputo? Perché avete fatto questo? Ma io non so nulla. Non capisco. Marisa, amor mio, perché piangi? È Carlo che ti ha detto? Sì, Carlo mi ha detto che tu desideravi questo anello. Lo ha comperato lui, infatti. Era mio. L'avevo dato impegno per denaro. Ora dovrò raccontarti tutto e non mi amerai più. Ma tu mi consideri un ragazzo che non conosce la vita. È vero, io ho vissuto una vita troppo semplice, ma capisco e soprattutto ti amo. Ti amo. Devo raccontarti, è meglio. È inutile. Amore. Desideravo tanto che tu mi dicessi ti amo. E chi si è lamentato mai? Vogliamo lavorare. Silenzio! Non sono contento del vostro lavoro e ho diritto di lamentarmi, no? In quanto all'aumento, non è neanche il caso di parlarne. Piuttosto lascio il terreno incolto, a pascolo. Così imparerete chi è il padrone. Non è giusto quello che dite, Massaro Ambrogio. L'aumento l'abbiamo chiesto perché tutto costa più caro. Non è giusto, Massaro Ambrogio. Massaro Ambrogio, non ci provocate! Ah, minacciate adesso? Bene. Io non cambio idea e aspetto la vostra risposta. Cialtroni sfaticati. E adesso hanno imparato anche a chiacchierare, discutono. E non sanno che sono bestie da soma. Pensateci, Massaro Ambrogio. È brava gente. Non bisogna trattarli come bestie. E poi, se voi li tratterete più umanamente, ne trarrete vantaggi anche voi. E chi ha chiesto la vostra opinione? Da chi avete imparato a parlare così? Dal signor avvocato vostro figlio? Via! È una carriera difficile quella dell'avvocato. Povero figlio mio. Neanche il tempo di scrivere alla madre avrà. Qualche volta penso che non dovevamo mandarlo tanto lontano. Era così sereno quando era qui. Dio sia lodato. Oh, e sempre sia. E sempre sia, Don Liborio. Beh, Anna Maria, ti ho cercato a casa per la sottoscrizione della congrega.
L'abbiamo convinto, papà? Sei convinto, sì. Ah, brava, ne ho piacere. Ma convinto di che? A lasciarmi andare in pellegrinaggio a Pompei con la congrega. Ah, come ti invidio, dalla Madonna di Pompei. Peccato che non veniate anche voi, comare Angela. È troppo strapazzo, don Liborio. La Madonna mi perdonerà, ma la salute non mi aiuta più come una volta. Pazienza, pazienza. Me ne vado perché devo fare tutto il giro del paese. Buonasera. Arrivederci. Padrone Alfonso, benvenuto. Buongiorno. Che c'è di nuovo, Anna Maria? Come va a casa? Come sempre, padrone Alfonso. L'immagino. Beh, ora devo andarmene. Se papà non mi trova... Va, va, signora. Ciao, Anna Maria. Anna Maria era venuta a chiedermi di Riccardo. Oh, ma perché non scrive quel benedetto figlio? Lo sa che la sua mamma sta in pensiero. E che ci vuoi fare? Voi donne non capite niente, tutte uguali. Cosa credete? Che fare l'avvocato così come vuol farlo Riccardo sia una cosa da niente? Mio figlio deve fare una grande carriera per far contento suo padre. Non è un figlio di papà, di quelli che hanno appoggi, conoscenze, protettori. Io l'ho aiutato col denaro. Al resto ha dovuto pensare da solo. Sì, sì, da solo, da solo. Qualche volta ho rimorso d'averlo spinto su una strada così difficile. Lontano dal suo paese. E dai suoi. Sciocchezze. Sciocchezze, non c'è da stare in pensiero. Desiderate, avvocato? C'è qualcuno fuori? Avevate detto che non volevate appuntamenti con nessuno per il pomeriggio. Già. Va pure. È venuto l'amministratore del palazzo e siamo al 15 del mese. Lo so! Va, va! Bene. Combinato, eh? Il palco, la comitiva, andiamo prima a pranzo e poi... Ma cos'è? Niente. A chi scrivi? Permetti? Caro papà? Ma che vuol dire? A giudicare dalla tua faccia, sembrerebbero le due prime parole di una tragedia. Sono disperato, Carlo. I clienti, tu sai quanti sono e quanto hanno reso. Li ho trascurati, è vero, ma non avrebbero risolto nulla. E poi no, è colpa mia. Lavoravo come una bestia quando ero un poveretto senza speranza. E adesso che sembro un signore, sono diventato pigro. Non sono nato per fare il signore. Ma tu prendi le cose troppo sul serio. E tutte queste cose mi assillano al punto da togliermi la serenità. Bisogna risolverle. Perché non me ne hai detto nulla? Ti ho già seccato abbastanza. A voi, gente seria, manca il vero concetto di amicizia. Quello che abbiamo noi, che siamo un po' così. Se serve solo per spendere assieme del denaro, a che serve? Senza ricorrere ancora a tuo padre si può trovare un rimedio, un sistema. Fammi avere un prestito da quel tuo amico, da Tufino.
Tu, Fino. Voi siete un amico. Non c'era da pensarci due volte, ma bisogna fare tutte le cose in regola. Sono intestati a Domenico Aniello. È il mio capitalista. Se non fosse perché debbo salvaguardare i suoi interessi, non avrei esitato a prestarveli così, brevi manu. Invece è necessaria una firma di garanzia. Una firma di garanzia? E di chi? Io qui non conosco nessuno. Mi basterebbe quella di vostro padre. Non voglio importunare mio padre. Come volete. Questo per me non è un affare. Io vi faccio un favore. Procuratevi una garanzia e il denaro è sempre a vostra disposizione. Se è per tuo padre, ci penso io, Riccardo. Tu? Si capisce. Vado io da tuo padre. Ma, caro... Non preoccuparti. Voi vi fidate di me, don Gilberto? Certo. Le cambiali in mano vostra sono come se fossero in mano mia. E allora, l'affare è fatto. Il tempo di andare e venire. A presto, allora. Ma cosa ti sei messo in testa? È un'assurdità che tu possa andare da mio padre. E chi ti ha detto che si deve andare da tuo padre? Quello vuole la sua firma. Ce la metti tu? Io? Vorresti che io falsificassi la firma di mio padre? No. E che c'è di male? Tu pagherai le cambiali puntualmente e tuo padre non verrà mai a saperlo. È un ripiego. E se no, risolvi tu in qualche altro modo. Mi ripugna falsificare la firma di mio padre. E falsificare. Tieni. Deciditi. Momentaneamente ti levi dai pasticci. Come sei bello. Mi vergogno quando me lo dici. Perché? Ti amo anche perché sei bello. Ti amo di più. Quando parte Marla, casa vera. Quando ti sto lontano e ti penso, e quando ti sto vicino così, o più vicino ancora, sento che ti amo come tu vuoi. Amore, ti ho cercato tanto. Ogni mia esperienza è stata una ricerca per te, per avere te alla fine. Ho sofferto, sai, e ho amato. Ecco quello che volevo dirti quel giorno che mi hai vista piangere. E il resto non conta.
Ho sofferto perché credevo ogni volta di aver trovato l'amore che sognavo. E quando rimanevo delusa, pensavo che era mio destino non essere felice. Chi ama soffre. Oh, Riccardo. Senti, Marisa. Penso a mia madre e mi sento pieno di colpe. Eppure credo che riuscirebbe a capirmi. Marisa, ti amo. Ti amo. Non andare, figlia, non andare. Non ci sei mai stata. Una città come Napoli. La Madonna mi aiuterà. Devo vederlo, chiedergli se mi ha dimenticata. Dio mio, che paura. Non è niente, mi sono informata. Si prende il treno, il tram. La Madonna mi guiderà. Gesù, sola. Ma tornerò prima di sera. Tu pensa piuttosto che nessuno qua si accorga della mia assenza. E come faccio? Non lo so. E se non torni? Torno. Buona Annunziata. Ciao. Ciao. Ma ancora e sempre ti chiedo di non portarmi via il mio Riccardo. Io gli voglio bene, Madonna mia. Abbi pietà di me. Io sono qui che l'aspetto. Sono qui che l'aspetto per sempre. E tu lo sai. Ha detto che c'è un amore che non si dimentica. Me l'ha detto davanti a te. E io ci ho creduto. Madonna mia. Madonna mia. Madonna mia. Guardo mare, guardo e fronda, si parla non risponda, hai distratta con ma che, io te tengo di indovaro. Anna Maria, torni in paese con me? No, resto ancora. Quando a fondo nuova son nata, tutte figliole belle ci soggiute, tutte ne son rimaste innamorate, e pure ci soggiute cento volte, ma tu mi dite no, ma tu mi dite no, non ce la do. Fatte fonda ne fonda, so saccate, tu un amore ma non piensa a me. No.
100.000. Banco. Carta. Dire. 2. 8. Banco 200. Banco. Carta. Dire. 4. 7. Ancora? Banco 400.000. Banco. Dire. 5. 6. La fortuna vuol cambiare. Banco 800.000. Banco. Otto. Nove. Banco 1.600.000. Puntate. Gioco sulla parola. No. Avete vinto tutto il mio denaro. Perché non accettate la mia proposta? Perché non voglio. Sono un uomo d'onore. Ma l'onore non si scambia col denaro. Non mi offendete. Ho il diritto di rifiutare. Dovete concedermi una rivincita contro la vostra ostinata fortuna. Ostinata fortuna? Ma credete che io bari? Non lo so. Perché provocate Renato Palma? Stupido ragazzo. Dividetevi! Renato, Riccardo, ma siete impazziti? Non ho messo in dubbio la mia parola, il mio onore, non lo permetto. Riccardo, tu che sei sempre così tranquillo, andiamo, calmati. No, non è niente. Non è niente. Datevi la mano, su. Datevi la mano. Su, via. Vado via. No, va con lui. Raggiungerò Marisa al teatro. Carlo, Carlo, vieni laggiù. Riccardo, Riccardo! Non sei offeso, vero? No. Ti chiedo scusa, sai, ho bevuto. È colpa mia, ero nervoso. Io ti capisco e ti compatisco. Sì, non avertela male. Tu hai una passione nella tua vita e le passioni portano agli eccessi, sempre. Anch'io, se tu sapessi. Ma lasciamo andare, non ho voglia di parlare. Tu però sei giovane e mi interessi. Io ti capisco, sai. E ti voglio bene. Hai bisogno di denaro? Ecco, tieni. Me lo restituirai. Ma no, perché? Mi offendo se non lo accetti. Me lo restituirai. Tieni. Grazie. Io torno là adesso. A giocare, capisci? A giocare. Così si dimentica. Buonanotte. Buonanotte. C'è un equivoco. Sì, ero con lui, ma c'è un equivoco. Rivoltelle qua. Beh, curatevi e state quieta. Io tornerò giovedì. Va bene? Grazie. Arrivederci. Ci sono notizie di vostro figlio, eh? Sì, sì. Ah, avete notizie? Bisogna evitarle qualsiasi emozione, assolutamente. Sì. È pericoloso. Fate un sacrificio, Alfonso, e mandatele in una clinica. Ma costa molto? Sì. Ci penserò. Beh, arrivederci. Arrivederci. Siete voi, Alfonso Maggese?
Sì, sono io. Ah, tanto meglio. In che cosa posso servirvi? Vi pare? Sono io che posso servirvi. Io sono amico di vostro figlio. Che cosa è successo a mio figlio? Niente, sta benissimo. Soltanto... Per carità, non mi fate restare così sospeso. Calmatevi, non c'è niente di nuovo. Cose che sapete. Io sono Gilberto Tufino. Alfonso! Vostro figlio forse non vi ha detto il mio nome. Quelle cambiali stanno per scadere. Io ho buone ragioni per supporre che vostro figlio non potrà pagare. Alfonso! Aspetta, cara, vengo subito. Con chi stai parlando? Con un amico. Aspetta un momento solo. Venite, venite con me, venite. Fatemi vedere queste cambiali. Cambiali, firma falsa. Ma che discorsi sono questi? Io non ho mai fatto firme false. È il signor avvocato vostro figlio che scherza con la galera. Se scherzare è la parola esatta. No, non mi dite niente. E scusatemi. Meriterebbe che non pagassi mio figlio. Sì. Pagherò per il mio buon nome. Se desiderate, posso informarvi particolarmente sulla condotta di vostro figlio. No. Non ho più figli. Diteglielo. Quando scadono le cambiali? Tra una settimana, ma se non volete... Pagherò. Tornerò a zappare... e pagherò. Non stancherò mai di ripetertelo. Ci sei cascato come uno stupido. Col denaro in tasca, la rivoltella per terra, Hai l'aria di credere che l'abbia ucciso veramente io? Vabbè, che importanza ha? Intanto tutti lo credono. Ha molta importanza. Anzitutto perché io non l'ho ucciso. E ho scoperto che è proprio questo il pensiero che mi tiene su. Che si può anche arrivare ad uccidere. Ma io non ci sono arrivato. Ma come avresti potuto uccidere tu? Tu così buono. È il destino che è crudele con te, con noi. Io lo sentivo. Lo sapevo che ti avrei portato sfortuna. E c'è un'altra cosa che ha una grande importanza, Carlo. Ho scoperto com'è la vita. È vergognoso confessare a se stessi che si è sbagliato sempre. La colpa di tutto quello che è accaduto è mia. Della mia spensieratezza. Della mia leggerezza. Ho sempre pensato che bastava amare. Che bastava credere nei propri sentimenti. E invece... io... non ho neanche il coraggio di guardarti in viso. C'è una cosa sicura, che bisogna soffrire, Marisa. Ma tu mi ami e non hai nessuna colpa. Non so che accadrà di me,
Ma poi tornerò da mio padre e chiederò a lui che cosa devo fare. Insomma, bisogna dimostrare che sei innocente. Non hai pensato allo scandalo? Per carità, Carlo, i miei non devono sapere nulla. Mia madre ne morirebbe. Mi sono dato da fare, mi sono raccomandato. Non si è fatto il tuo nome. Ho spiegato che c'è un equivoco, che tutto sarà presto chiarito. Una cosa è successa che io non prevedevo. Che cosa? Tufino è andato da tuo padre. Da mio padre? Ma allora papà sa che io sono qui? Non glielo ha detto, ma sa delle cambiali e... Capisco. È inutile allora. Mi sono preoccupato inutilmente. Hai ragione tu. È come se io avessi commesso un delitto. Tutti lo credono. Via, Riccardo, non fare il bambino. Che ha detto mio padre? Niente. Non vuole più vederti. Scusami. È colpa mia. Io non avrei voluto. No. Non mi sarei mai aspettato che... Non è colpa tua. È sempre dopo che si impara a vivere, quando è troppo tardi. Tu non mi ami più, Riccardo. Povera Marisa. E va a capire qual è la verità. Per me tutti dicono bugie, anche quando sono innocenti. E allora tra i fatti veri, quelli falsi, quelli mezzi veri e mezzi falsi, non si capisce niente. E la giustizia trionfa. Ferma, ferma, signora. No! Sono io! Sono io che ho ucciso Renato Palma! Sono sua moglie! Lui mi aveva abbandonata e non si è curato mai del mio dolore e delle mie lacrime. Io l'amavo, facevo una brutta vita. E io sola, con tre figli, non potevo sopportare che fosse con delle altre donne. E l'odiavo perché aveva abbandonato i figli e me. Così l'ho ucciso. Riccardo! Marisa! Grazie. Torna a trovarmi ancora, Anna Maria. Sì. Arrivederci. 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 Alfonso, dov'è Riccardo? E dove vuoi che sia? A Napoli. Che è successo a Riccardo? Non te l'ho detto. Niente mi è successo, niente. Hai ragione. È meglio che io non sappia niente. Non resisterei. Ma il mio cuore non si inganna. C'è la morte in giro. Che dici, Angela? Io ti chiedo una grazia, Alfonso. Non me la devi negare. Mi hai portato via Riccardo. Ma che è giovato? Tanti sacrifici, tanta attesa. Mi sembra di aver vissuto aspettando notizie, notizie da questa maledetta città che me lo ha portato via. E adesso che mi sento morire, lui non è qui, vicino a me, a raccogliere il mio ultimo respiro. Io non vivo che in attesa del momento di rivederlo. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Sempre. Sempre. Tu me lo devi riportare, Alfonso. Ti prego, in ginocchio. Angela. Angela. Il mio Riccardo.
la mia gioia, il cuore della mamma sua. Alfonso, non posso morire. Non posso morire senza rivederlo. Ti prego come un santo. Il mio Riccardo, il mio Riccardo. Vai veramente in Argentina? Non so. Non chiedermelo. Marisa, è sicura? Tutto dipende da lei, infatti. Io non ho volontà. Riccardo! Felicissima sera. Felicissima sera a tutte sti signore grumattate e a questa comitiva così allera, uomini chic e femmine piccate. Questa è una festa e balla, tutto che fracchiasse sti signora. Ma signore, ma chi è? Ma è uno scherzo, come? Ma io non lo so. È possibile che nessuno lo conosca? Non importa chi sono. Chi sono, non importa, ma c'è la puta morta e sotto la sua. Suonate! Su! Suonate! Fatevi morto l'onore. Chi è? Tu lo conosci? Mi è basto a manalinando a balla un gondolino da padone. No, non dovete vergognarvi, signor avvocato. No, signor avvocato, son di da me, tu ma ti discorna. Io, come fa, signora, faccia tappare. E sto tappando ancora, otto giorni. E son 2 anni, 2. Ma non scrivono righe a casa mia. Io signoria, ma come altri scuorne buia. Uria, ma mette scuorna, io signoria. Chi so, chi la sta gente, ma i sogno non parente, fanno bocca già, musica, musicante. Che bello l'allegria, io mo non cerchi scusa a tutto quanto. Scusate, ma ti abballe e chiagne in da casa mia. Tua madre muore. Mamma tua, sono morta. Lo sai che mamma tua muore e ti chiama. Meglio si tamparava zappatore. O zappatore, non si scorda mai.
Tocchi a mancare gioia, ti arrabbiata in due scialle nera. Dice motor, cuore mamma soia, savena piglia l'ultimo sospiro. Papà, vieni. Mamma sta male? Che ha? È grave? E che te ne importa più a te? Avete ragione, ma abbiate pietà. Ah, io dovrei avere pietà. Ma non hai rimorso? Io mi ero illuso a pensare che un errore si può espiare, che può essere frutto di una debolezza, di uno sconforto. Ecco, papà, è così. Devi credere. Ma adesso... Corro da te e ti trovo che fai festa, senza l'ombra del rimorso in faccia, allegro, con amici indegni di te, con donne... Felice. No, felice no, papà, felice no. Basta! Non voglio più saperne di te. Riccardo, scusa, ma io non reggo più, non so che fare. Aspetta, ho bisogno di sapere, ho bisogno di capire, di star solo, te ne prego. Non lasciarmi, non andartene. Ne andrò io. Vedi? Tu non sei più veramente mio figlio. Vi prego di scusarmi per quello che avete veduto, è colpa mia. Ma io lo amo e non posso perderlo. Non vi preoccupate. Io me ne torno dove la miseria e la tristezza non avranno mai la forza di togliervelo. Addio. Non lasciarmi, Riccardo. Io senza di te non posso vivere. Riccardo. Ormai tutto è inutile. No. No, non ti addolorare. Vieni con me in Argentino. Vieni con me. Dimenticherai tutto, vero? Parti con me, Riccardo. Andiamo da quella bestia e facciamogli capire le ragioni con la prepotenza come fa lui con noi. Abbassa Massaro Ambrogio! Per carità, non ci fate del male, andate via! Che c'entri tu? Queste sono cose da uomini! Papà, fate tutto quello che volete, ma per carità, per l'amore della Madonna, non siate cattivi! Fermi, che volete fare? Levati di mezzo anche tu, Riccardo! Queste cose non riguardano un avvocato di città. Cosa ti viene in mente? Riccardo è figlio di padrone Alfonso! Ma chi è il padrone Alfonso? Proprio uno di quelli che si lasciano imporre! È un lavoratore, alla sua età tappa ancora la terra. Ma perdiamo il tempo in chiacchiere, addosso, ragazzi! Riccardo! Fermatevi! Riccardo!
Se rifiutate il rispetto alle donne e ai vecchi, come sperate d'aver ragione? Perché ricorrere alla violenza? Ascoltate, lasciatemi parlare. Io in pochi mesi ho fatto l'esperienza di tutta una vita e vi dico che la forza non risolve nulla. La pazienza, che è la proverbiale qualità dei contadini, vincerà ogni ostacolo. E la solidarietà e la persuasione. Sì, la pazienza. Tu, Antonio, dici che la terra è estranea a me perché faccio l'avvocato in città. Dovete credermi tutti. È proprio la terra che mi richiama qui, con la forza di un amore che è più forte di ogni altro sentimento. A quella dovete rimanere legati anche voi. E dovete sperare in un'altra giustizia che non fallisce mai. Massaro Ambrogio cederà, vedrete, gli parlerò io per voi. Per te, Antonio. Per te, Tommaso, che hai moglie e tre bambini, e per te, Salvatore, che sei vecchio. Gli dirò che la terra è sacra, perché è un dono che Dio ha fatto all'uomo. Padre Rolfo, venite! Ce l'hanno con Massaro Ambrogio! C'è anche vostro figlio! C'è vostro figlio che parla! Quando uno ha vissuto e sofferto, allora capisce che quello che conta nella vita è la pace, l'affetto, l'amore, tutte forze che ci trattengono da abbandonarci a quella parte di noi che è nostra nemica, perché si affida al consiglio delle nostre passioni più basse. Quando uno si abbandona a quelle passioni, crede di vendicarsi di chissà che cosa e non fa del male che a se stesso. Io che sono stato lontano so cosa vuol dire rischiare di perdere tutto. Voi non sapete quale disperazione vince chi è solo e pensa a una famiglia che ha abbandonato, a una casa che poteva essere l'unico rifugio quando il dolore e lo sconforto ti chiudono il cuore. Non gli rimane più nulla, potrebbe anche morire. E quando ritorna la ragione, vincendo la vergogna e l'orgoglio, si sente il cuore inondato di gioia. Anche voi tornate alla terra, perché non c'è una verità più forte. E se credete nella giustizia, la giustizia non mancherà a chi ha il cuore puro. Tornate a casa. Tornate a casa. Bravo! Papà. Mamma! Che cazzo!